È stata un'esperienza mistica e dolorosa. Andiamo a vedere perché. Bene, proviamo un po' sto Mario Kart con il labo che, sinceramente, ho già fatto una corsa e non è neanche tutto quanto sto granché, eh. Però, chissà. Ok, sono partito male, ma vabbè, fa niente. I comandi sono molto molto poco reattivi. Molto molto poco, come vedete. Devi proprio sterzare al massimo per riuscire a prendere bene la curva. Praticamente, secondo me, hanno fatto che hanno preso i comandi dal Mario Kart per Wii e li hanno buttati in Mario Kart 8 per Wii U. Probabilmente. Non probabilmente, sicuramente. Dai, ma che sfiga. Sto andando anche a 50 cc perché per provare, e meno male che l'ho messo perché i comandi, come ho detto, sono quello che sono. Però credo di aver trovato un modo facile. Sto provando diverse cose e credo di aver trovato un modo facile. Non serve girare col Toy-Con, basta solo che ti butti di qua così. Senza girare, è uguale. Certo, se stessi giocando per conto mio sarebbe ancora più facile, però. Boh, non so cosa dirvi. Sinceramente, pensavo fosse calibrato un pochino meglio perché il Toy-Con è calibrato benissimo. Ma questo per Wii U, questo per Switch ho detto, sembra. Sì, praticamente gli stessi parametri che erano su Wii l'hanno portati su Wii U e quindi poi in Mario Kart 8 Deluxe, dato che è un porting di quello per Wii U. Mo. Boh. È anche scomodo per giocarci comunque sia per conto tuo, è molto scomodo. Perché. Ah, non è che fosse comodo con il Toy-Con, con il gioco del Toy-Con, però insomma, troppo si riusciva a fare, ma qua Mario Kart è molto più frenetico e quindi magari uno può avere un po' più di difficoltà. Secondo me è stata una bella idea, però ti devi abituare e devi essere un assiduo giocatore di Mario Kart, anche perché comunque sia devi riuscire a controllare bene i movimenti. E non è facile, ci devi prendere la mano come tutte le cose, quindi non è che è da bocciare, anzi, meno male che Nintendo comunque sia sta prendendo un po' più di provvedimenti in confronto di Labo, che quando io feci il video ho detto ha venduto bene, sì, ha venduto bene per quello che si aspettava Nintendo, perché se noi andiamo a vedere le vendite complessive non è che siano tante, oltre al fatto che molti hanno annullato gli ordini, ha venduto bene per quanto riguarda le aspettative. Ma ha venduto male per quanto riguarda il complessivo, quindi se Nintendo inizia a implementare sempre di più i Toy-Con del kit base insieme ad altri giochi, chissà che poi non arrivi anche a implementare il kit robot e quindi insomma sarebbe davvero eccezionale. E questo spingerebbe secondo me anche molti a comprare poi il Toy-Con. E non è una cattiva idea. L'unica cosa che aspetto io è di vederlo implementato con Animal Crossing, la casetta. Secondo me la casa del Toy-Con su Animal Crossing sarebbe qualcosa di eccezionale. Quindi che dico, bocciato? No, non proprio perché comunque sia magari sono io che sono impedito e quindi non riesco a giocare bene col Toy-Con Mario Kart. Ad ogni modo, Kuj, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video, in descrizione vi ricordo i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi e ci vediamo come sempre più tardi con un nuovo video di Inazuma Eleven Go. Bye bye!